Grande, grande, veramente. Allora, 16:09 minuti primi in diretta su Radio MPA con tutti alla radio, parte la nuova stagione. Ospite con noi Salvatore Falco di Aespa Piazza Nicotera Salerno. Ricordiamolo, per chi vuole le sue consulenze, deve andare lì e veramente può solo beneficiare dei suoi preziosi consigli. Oggi abbiamo parlato della piumatura e poi della platinatura. Platinatura. Devo Allora, prima di salutarci, due a volo, due sunti. rispondere a una domanda che mi hanno fatto in Beh, in diretta. diretta, qual è la La domanda? domanda è che perché hai i capelli ricci, come si fa? Perché ce Eh beh, l'hai. Tu lo. è uguale, No, no? No, no, qui, io non no, sono parrucchiere, no. Allora, lo perciò. sapevi che il 25% della popolazione italiana delle donne ha i capelli ricci, quindi non è una Ci nicchia, fa sono. piacere, perché a me piacciono i capelli. Pensa che io quando avevo i capelli, cioè Erano ricci. nell'epoca di, no, nell'epoca di Garibaldi, quando si incontrò, e a casa erano capelli ricci e Infatti mi c'è una foto di raccontavano, Teano, ci stai tu vicino. bravo, e praticamente mi raccontano, come dire, mi raccontava la mia mamma che mio padre non ci piacevano questi capelli ricci, che Pensa un po'. all'epoca si diceva no, tu devi avere i capelli da maschio, che a destra e a sinistra, e me li furono tagliati e non mi sono ricresciuti più. È una No, quando fesseria uno è questa che me piccolino. l'hanno detto? No, 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 in genere, sai, perché da bambini si hanno questi bei riccioli a boccole e quant'altro. Purtroppo sono dei capelli che poi tendenzialmente tendono a perdersi, quindi nel momento in cui si tagliano sono un po' come a Sansone, perdi la forza. Vanno rovinato. Quindi vediamo, rispondiamo alla seconda. È una domanda molto interessante, uno perché tutte le donne che hanno i capelli ricci hanno sempre un conflitto per i propri capelli, no? Cioè chi li ama, chi li odia, chi ha difficoltà ad Quindi ogni asciugarli. riccio un capriccio, no, poi una fesseria. Non è una fesseria, è realtà. In genere tutte le donne ricce che sono in ascolto sanno di che cosa parliamo. È molto complicato trovare un taglio che sia giusto per le donne con i capelli ricci, perché in genere tendono ad avere un effetto a palloncino, no? A sfinge. E quindi per le donne ricce non va bene la piumatura, non è la tecnica per loro. Esiste una tecnica diversa che si chiama taglio a parete, che è un taglio che abbiamo studiato in maniera specifica per le donne che hanno i capelli ricci, ma ne parleremo La nella prossima prossima volta. puntata, perché sennò poi non abbiamo argomenti da trattare. Quindi seguiteci per il prossimo mese. Tutte le donne ricce che sono in ascolto, seguiteci perché parleremo del taglio a parete, che è un taglio specifico per le donne che hanno i capelli ricci. Invece lunedì c'è un appuntamento. Sì, lunedì ho l'onore di portare a Salerno una quarantina di miei colleghi in Italia, dove parleremo appunto di queste tecniche, quindi della piumatura e della platinatura. E è per noi un orgoglio fare in modo che. Di portare le persone a Salerno, perché noi amiamo il nostro territorio, quindi facciamo in modo che vengano da noi e li ospiteremo al Grand Hotel Salerno, quindi sarà una kermesse che durerà 2 giorni, una cosa alla quale io tengo molto, perché è un bel modo di condividere la conoscenza che ci partecipa con tanti colleghi in giro per l'Italia, una cosa che ci inorgoglisce, farla a Salerno. Se riusciamo, veniamo a fare una capatina e facciamo un collegamento in radio. Con grande piacere. Tu vai dai tuoi clienti Io vado adesso. dalle mie clienti, ne colgo l'occasione per salutare chi mi supporta e mi sopporta, cioè mia moglie, le mie collaboratrici che adesso sono in negozio e che mi danno la possibilità di venire qua a fare questa trasmissione, che è una cosa che mi piace tanto farlo, perché mi mette in contatto con le persone, diciamo, con le donne. Quindi è una cosa che io amo fare tanto, però lo faccio e ho l'opportunità di Questo farlo grazie a loro. per grazie a loro, quindi la voglio ringraziare pubblicamente in radio per l'opportunità che mi danno. Hanno il plauso e il mio applauso. Salutiamo Salvatore e andiamo in Grazie a musica. tutti.